Nella 22esima giornata il Pineto pareggia per 2-2 in casa della Recanatese. Dopo 50 giorni il Pineto, targato Mister Pomante, torna a giocare. Il risultato è di un pareggio per 2-2 in casa della Recanatese. Un punto in classifica, ma a vincere sono le emozioni. I teramani iniziano forte. Bertolo serve Minincleri, fuori di poco, risponde Gomez per i marchigiani. Megeri abbranca la sfera, al nono si rompono gli equilibri. Vugoro pesca Minnozzi, miracolo di Santarelli che non può nulla sul numero 17, ospite. I ragazzi di Mister Pomante crescono, ma Strippolito sguscia in aria, il portiere di casa gli sbarra la strada. I ragazzi di Pagliari alzano la testa, al raparo dai 20 metri, colpisce il legno a Megeri, battuto. Ancora la Recanatese alza i giri del motore, l'ex Pezzotti trova Brunetti che spara alto. I teramani non ci stanno, Bertolo in corner, là fuori di un nulla, nel finale si incendia il match. I padroni di casa conquistano un calcio di rigore per il fallo sul neoentrato Liguori dagli 11 metri, sbaffo, cestina banalmente l'occasione. A 10 secondi dal termine però è Raparo da fuori a trovare miglior sorte rispetto alla prima occasione e pareggiare la partita. Nella ripresa parte forte il Pineto, Tamborriello scalda i guantoni di Santarelli, miracoloso nella circostanza, gol mangiato, gol subito, sbaffo in sforbiciata riesce a beffare la retroguardia ospite e a mettere la freccia per i suoi. Nella girandola di sostituzioni non succede nulla, la partita torna sui binari della parità, nuovamente con Minnozzi che su calcio di punizione disegna una parabola magistrale che finisce in fondo al sacco. È l'ultima emozione di un match vibrante, Recanatese e Pineto si dividono la posta in palio per 2-2. A vincere però sono le emozioni. Sì, sì, tanti amici, il mister Pomante oggi ha fatto questo esordio, sono molto contento per lui perché avrà un grande futuro, ne sono convinto, perché capisce di calcio, sa gestire un gruppo e oggi si è visto anche in campo perché ha messo una squadra agguerrita che dopo un mese e mezzo di stop non era facile venire a Recanati e fare un punto, è stato bravo, gli faccio i miei complimenti. Sono affrontate due squadre molto forti, dispiace perché noi all'inizio, i primi 20 minuti, eravamo partiti forti. Siamo stati bravi ad andare in vantaggio, avevamo anche la possibilità di raddoppiare, però poi giustamente dopo due mesi che non giochi, un mese e 25 giorni che non giochi, sai, perdi un po' di misura, perché un conto è fare le partite tra di noi, un conto poi giocare la domenica. Poi è normale che è uscita fuori anche la qualità della squadra avversaria, perché ci dimentichiamo contro chi giocavamo, la Recanatese per me è una squadra forte, è una squadra organizzata, perché il mister lo conoscevo bene. Però dai, tutto sommato sono contento soprattutto della reazione dei ragazzi, perché andare in vantaggio, subire il pareggio e poi il 2-1 loro, sai, in questa situazione ci può stare pure che molli mentalmente. Invece questa squadra a me non mi ha sorpreso, perché ero convinto del loro valore, però mi sono piaciuti.